Gentile pubblico, amici appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti dal Tennis Club Parioli che si fa palcoscenico della 21esimo appuntamento con la Serie C1 di futsal per il girone B appena sceso in campo. TC Parioli e San Vitese. La terna arbitrale San Vitese in maglia bianco-rossa a dirigere l'incontro. Ci saranno Denis Colella di Frosinone con Daniele Costa e al cronometro Ivan Settembre da Tivoli. Vi ricordo che si tratta di una partita importante in chiave playoff con il TC Parioli attualmente ad occupare la quarta posizione in classifica con 33 punti raccolti in 20 partite, ma è ad un solo punto di distanza in sesta posizione la San Vitese, dunque oggi alta la posta in palio. Ora pronto già Colaneri sul pallone, fischietto in bocca per Colella, si attende solo l'ok per l'inizio della gara, ok, che arriva proprio in questo momento, il match si apre qui. L'iniziativa della squadra di casa, da Del Nero a Giustini, rischia qualcosina sulla pressione di Ronci, poi sbaglia il suggerimento in avanti, occhio al contropiede San Vitese, il pallone arriva a Ronci, la conclusione, Ronci in realtà prova a rimetterla dentro, arriva la chiusura di Padellaro, prima di Colanero, ancora ospiti, Bianchi, Colanero, vuole andare dentro, lo fa in maniera imprecisa, vediamo se il TC Parioli riesce a ripartire, no, perché c'è l'interdizione rapida da parte di Colanero, Ronci con la punta, la sbloccano gli ospiti con la marcatura di Manolo Ronci, San Vitese in vantaggio, 1-0, Padellaro dentro, il pallone arriva fuori, è appena entrato ultimo Claudio Don Francesco che non riesce qui però a tenere il pallone, allora Colanero per la ripartenza, vuole affidare il pallone a testa, bravo a farla uscire da una zona stretta, occhio a Bianchi, Colanero, combinazione e poi il destro da parte di Bianchi che per la seconda volta trafigge Barigelli, 5 minuti e mezzo e la San Vitese fa 2-0 con il gol di Edoardo Bianchi, Domenico Bianchi ovviamente, se non la partenza che ci si poteva aspettare, il TC Parioli che arriva un buon momento con due vittorie infilate negli ultimi due turni, dall'altra parte invece la San Vitese arriva da due sconfitte, chissà che non possa essere questa necessità di ribaltare le sorti e di ricominciare a fare punti ad aver dato benzina alla squadra ospite, intanto Padellaro impegna ancora Magistri che se la cava in uscita bassa, Don Francesco pronto a sfidare l'avversario, poi rischia di farsi sfuggire il pallone, la mette dentro, non riesce a trovare avversario, occhio al dribbling di Colanero, Ronci dentro l'aria, Colanero vuole andare alle spalle, la conclusione, il pallone resta lì e ci pensa Ronci a metterla dentro, a fare 3-0 per la San Vitese quando sono passati circa 9 minuti dalla fischio d'apertura dell'incontro, 3-0, adesso necessario fermare il tempo per il TC Parioli. Giordano all'indietro da Mosca, si stacca Don Francesco, Mosca va da solo e va ad impegnare Magistri con una buona parata. Paoletti, pallone sulla sinistra per Colanero, è arrivato l'intervento a chiudere da parte del numero 9 Don Francesco, ovviamente adesso non ha più così tanta necessità di andare a fare gol la San Vitese che può permettersi di gestire, di aspettare che gli avversari si scoprano. Intanto Mosca, buono l'anticipo, Don Francesco, bel pallone per Del Nero che incrocia. La tocca Magistri, deve provare. Di Pietro, duello con Giustini che è già ammonito, non può intervenire. Di Pietro passa e conclude. E riesce a trafiggere per la quarta volta Barigelli dopo un quarto d'ora circa nel primo tempo. È poker San Vitese, 4-0. Allora di Michele Di Pietro la firma sulla quarta marcatura della San Vitese. Beh, che dire, sembra proprio che il time out abbia subito portato i propri frutti. Ancora Di Pietro, lo scarico, la conclusione fuori di un soffio. Stavolta di Panci. Del Nero. Giustini ora Padellaro. Detta il passaggio Giordano con tanto spazio. Va dentro da Del Nero. Miracolo di Magistri. Barigelli. Pallone girato su Padellaro, va sul fondo, la conclusione ancora Magistri a chiudere, ma poi il pallone torna a Giordano che con il mancino manda fuori. Ancora una lunga serie di passaggi, ovviamente
diffusi in tutte le zone del campo, non dovendo necessariamente andare in avanti. Ora occhio però a Mosca che recupera, appoggia il pallone a Padellaro, ancora Magistri a dire di no. Arrivano qui due fischi che pongono fine al primo tempo, le due squadre possono andare a riposare sul parziale di 4-0 in favore della Sambitese. Di nuovo in campo le due squadre, appena arrivato il fischio che apre la ripresa. Completamente riversata in avanti la squadra di casa. Sempre difficile trovare soluzioni e produrre palle gol, come ha testimoniato il primo tempo. E ovviamente la casella che segna ancora 0, tanto fallo su Fiore, si può giocare, calcio a Fiore, questa è una grande parata di Magistri, sta lavorando bene per compiere i propri intenti. Ora con Giustini, pallone verso Fiore, esce Colanero che lo guarda negli occhi, il pallone di ritorno arriva al numero 14 che va dentro, sfera che rimane lì e arriva la conclusione vincente da parte di Funari che accorcia il parziale. Si va sul 4-1 dopo due minuti nella ripresa con la marcatura che porta la firma di Antonio Funaro. Giustini che si stacca, eccolo il pallone per il 24, attende Del Nero che però ci mette un po' troppo a farsi vedere, allora si deve tornare da Barigelli, si guarda intorno, va subito a rilasciare il pallone per Funaro che qui quasi la atterra da giocatore di calcio a 11, poi la recuperano gli ospiti anche correndo un rischio, alla fine è buona l'uscita, Colanero a gira Del Nero, va dentro Giustini, riesce a chiudere e a far sì che Danny non arrivi su questo pallone. Ancora Parioli che recupera, opportunità per Funaro che va col destro, il pallone passa sotto le gambe di Magistri questa volta e arriva così il gol del 2-4, torna sul meno 2 il TC Parioli e doppietta per Antonio Funaro. Tanto si continua con il gioco, è tornato dentro Don Francesco che vuole imbucare, era giusto il suggerimento ma non passa il pallone. Occhio allora alla Sambitese in avanti, pallone dentro Colanero, para Barigelli e poi Don Francesco a serrare la porta sulla conclusione di Ronci. Oh, Fiore, si fa vedere Mosca, Fiore può suggerire però solo all'indietro adesso. Funaro, le finte dell'autore dei due gol che subisce fallo ma si può giocare perché il pallone ce l'ha il compagno, Fiore che va a calciare, para Magistri. Ottima la prova del numero 8 sia in fase offensiva sia in fase difensiva, adesso è lui ad andare dal corner, il pallone per Ronci che spacca il montante di destra. Del Nero verso Clemente, occhio perché gli viene sfilato il pallone, testa guida la ripartenza ma si allunga troppo la sfera, sul pallone Orlando Don Francesco che si propone adesso per la controripartenza, fase molto molto convulsa, occhio alla Sambitese, due volte ci prova Ronci, la prima Barigelli, la seconda fuori. Tra pochissimo ci sarà il time out del TC Parioli ma intanto seguiamo la Sambitese che ci prova ancora con Ronci, conclusione fuori. Qui Del Nero sbaglia il suggerimento, senza fallo Don Francesco e poi qui c'è l'insurrezione della panchina della Sambitese perché c'è stato il fallo ai danni di Paoletti, il pallone era capitato a Di Pietro che avrebbe potuto presentarsi verso la porta vuota, no, aveva già fischiato con l'anno. Giustini all'indietro da Padellaro, passaggio pericoloso, occhio a Padellaro che è in vantaggio ma non riesce a resistere a Paoletti che pressando il capitano del TC Parioli riesce a vincere il duello, a spingere dentro il pallone e a mettere in porta forse il gol che chiude la storia, 5-2 Sambitese. Giordano prova a calciare, è andato troppo morbido, poi Padellaro con il destro, TC Parioli che recupera, alimenta ancora l'iniziativa, il pallone verso Padellaro, chiuso da Colanero, allora occhio alla possibilità per Paoletti che chiude definitivamente i giochi, 6-2 Sambitese. E allora suona la sirena seguita dai tre fischi di Colella, vince la Sambitese con risultato finale di 6-2 e allora ospiti che scavalcano il TC Parioli
in classifica, infilando l'undicesima vittoria in questo campionato. Tici Parioli resta a quota 33 punti, San Vitese sale a 35.